A me il voto del Senato ieri ha sorpreso. Ha sorpreso perché il Movimento ha chiesto in modo molto trasparente di rafforzare l'azione del Governo attraverso un confronto in Parlamento con voto del Parlamento. Quindi il fatto di sentire dei partiti, faccio un esempio, la Lega che tuona contro addirittura l'invio di ulteriori aiuti militari all'Ucraina e poi addirittura non è favorevole a un dibattito in Parlamento su cui il Parlamento possa esprimere questa posizione o possa confrontarsi su questo punto, mi sorprende, mi fa capire che ci sono evidentemente pacifisti della domenica.